prospettiva di una dimensione esistenziale più raccolta e tranquilla, in quanto cessa quella tensione normale in qualsiasi attività, ma molto coinvolgente e sentita nella professione e funzione docente, cariche di responsabilità nelle relazioni e nei processi formativi degli adolescenti, al punto che l'essere insegnanti si sostanzia come una vera categoria etica. Dall'altra, i tanti ricordi di un mondo così variegato, complesso e stimolante, qual è la scuola e l'universo giovanile. Mi riferisco a gioie, gratificazioni, slanci emotivi, amarezze che vi hanno arricchito dentro. Uno scrittore poeta dell'epoca romana, vissuto nel primo secolo, acuto, pungente e sincero, Marziale, in un suo epigramma così scriveva: «Avrai sempre soltanto ciò che avrai donato». Ditemi voi tutti se qualcuno può donare più di un insegnante a livello di educazione e formazione e dedizione. E allora, cara Gabriella e cara Eleonora, certe di avere dato veramente tanto, di avere impiegato bene le vostre qualità e doti, interpretando la funzione docente con professionalità, con passione e con umanità, guardate serenamente il vostro nuovo futuro, anch'esso avrà orizzonti da mirare e da cui tendere, e ricordatevi che alle sue radici c'è un passato che vi ha reso ricche. Ci mancherete, con cordialità, il vostro preside.